Oh, buonasera, signor presidente! Buonasera, mister. Come andiamo? Come andiamo, mister? Tutto bene, signor presidente, lei? Tutto bene, grazie. Volevo complimentarmi con lei per questo inizio campionato. Mi Grazie, raccomando, perché mi aspetto da lei, dalla squadra, un inizio campionato ad hoc. grazie. Mi raccomando, non mi deluda le Siamo aspettative, pronti, mister. ho allenato la squadra tutta la settimana e siamo pronti per questo evento contro la Lazio e mi aspetto grandi cose. Fantastico. Mi aspetto grandi Perfetto, cose. mister. Guardi, io la lascio che ho delle chiamate a svolgere. Va Mi bene? raccomando, si faccia trovare libero a fine partita, perché la chiamerò. Va bene, Mi perfetto. raccomando, conto su Perfetto. di lei. Ci sentiamo dopo. Arrivederci, Buona signore. partita, mister. Stortini, benvenuti in questo nuovissimo episodio della carriera dello Stortino su FIFA 21. Nello scorso episodio ci siamo portati a casa la primissima coppa. So che era solo un'amichevole, però è sempre una vittoria, è sempre una coppa che ci portiamo dentro allo spogliatoio. No, vabbè, in realtà la mettiamo nel... Sempre nello scorso episodio vi ho chiesto di scrivermi sotto nei commenti dei giocatori da poter acquistare in rosa. Me ne avete scritti tantissimi e oggi appunto ascolterò i vostri consigli e andrò ad acquistare i giocatori che mi avete appunto consigliato. Vi ricordo, mi raccomando, di sostenere questa serie con un bel like e con una bella condivisione. E detto questo, vi ho già fatto perdere troppo tempo, entriamo subito in game. Bene ragazzi, quindi ci troviamo qua nella sezione mercato e siamo pronti ad acquistare dei giocatori che mi avete consigliato voi. Allora, Elisa Bertocchi mi ha detto: Starti, io ti consiglio questi giocatori. Ansu Fati è un attaccante sinistro, 76 di valutazione e se lo alleni diventerà fortissimo. Non è stata solo lei a consigliarmelo perché anche altri di voi mi hanno consigliato questo giocatore in attacco. Quindi andiamo immediatamente ad acquistare il nostro gioiellino. Allora, Ansu Fati, eccolo qua, 17 anni. Non seguito, non stai seguendo Fati. Altezza 178 del Barcellona. Resoconto per accelerazione, agilità, velocità, scatto ed equilibrio. Ragazzi, Ansu Fati, vai. Allora, contatta per acquistare. Ok, contatta per acquistare, raga. Oh, buonasera, buonasera. Oh, buonasera mister, come andiamo? Buonasera, tutto bene, lei? Ah, grandi mister, ragazzi, si fattura ogni tanto. Siamo dietro Bene, sempre a questi giovani che ci fanno penare sempre un po'. Mi dica tutto, mister. sono il futuro, però, se lo ricordi, questi giovani. Cavolo, mi spiace che non averla raggiunta in quel favoloso locale che vedo alle sue spalle, però purtroppo la situazione non ce lo permette. Ah, mister, lasciamo perdere, non si preoccupi. Più che altro, mi dica che Parliamo interesse aveva nel mio parliamo confronto del mio d'affari. cliente. Allora, io l'ho fatto seguire da alcuni del mio staff, Ansu, e devo dire che è veramente un ottimo giocatore e vogliamo averlo con noi in rosa e vogliamo puntare molto su di lui e farlo crescere con i giovani del nostro settore. Guardi che per me è una perla difficile da mandare via, difficile da vendere. Capisco, capisco. Cosa aveva in mente? Parliamo. Ma scusi, solo per chiederle, l'acquisto, il Barça, quanto l'ha pagato Ansu? Entratina privata, 4 milioni il Barça me l'hanno pagato. E noi gli stiamo Esatto. offrendo 8, il doppio. È un Mister, le affare. ricordo che è la mia perla, è la mia ciliegina sulla torta. Per Guardi. così poco, purtroppo non ci muoviamo, mister. Possiamo arrivare a offrirle 11 milioni. Siamo 11 ancora milioni. lontani, mister. Le 11 propongo milioni. un'ultima offerta per la quale non se ne pentirà. No, no, guardi, io ho deciso 11 milioni. No, mister, mi spiace. Allora la trattativa si chiude qua. Mi spiace, mister. Guardi, mi spiace pure a me. 18 milioni e mezzo. Mister, è suo. Ok ragazzi, siamo riusciti a concludere l'accordo. È stata dura, però ce l'abbiamo fatta per 18 milioni e 500 mila euro. Porca vacca. Ora vado a seguire altri giocatori che mi avete detto voi. Delego i miei collaboratori a seguire quei giocatori che così vediamo quanto offrirli. Allora, Giacomo Carassetti mi dice: Starti, io ti consiglio questi giocatori. Todibo, difensore centrale, 75 di valutazione. Ok, eccolo qua, 20 anni, difensore centrale. Deleghiamolo di seguire
dire ok, l'ho delegato di seguirlo. Poi mi avete consigliato, The Spirits mi dice: ciao Sarti, io ti consiglio questi due centrocampisti, Luis Alberto e Valverde, sono due giovani che crescono molto. Valverde costa di meno, ma con il tempo e allenamento diventa più forte di Luis Alberto, rendono benissimo anche dall'inizio. Spero che il mio consiglio sia utile. Grazie The Spirits. Luis Alberto, 27 anni, ok, deleghiamo sempre di seguirlo. Porca vacca raga, 57 milioni, ok, facciamo aggiungere la lista preferiti. E poi Valverde, 21 anni, credo questo giovane. Porca vacca raga, ma costano un botto raga. Non ce ne sono altri di Valverde, vero? Ok, poi Davide dice: forse non sono in ritardo. No, tranquillo. Però ti consiglio, per il dopo c'è la Gnoglu, Zobozai. Porca vacca. Quindi 19 anni, del Salisburgo. Ok, bene ragazzi, quindi questi sono i ragazzi che ho preso, che mi hanno consigliato dei giocatori. Scrivetemi sotto nei commenti altri giocatori da acquistare, che così per il prossimo episodio mi metto a seguire altri giocatori. Detto questo ragazzi, ora andiamo a simulare la partita contro la Lazio. Dov'è la Lazio? Porca vacca, ma ne passano un botto di giorni. Passano però un botto di giorni raga. Aspettate, avanziamo un attimo così. Allora, vediamo la tua offerta che abbiamo ricevuto. Romagnoli per 59 milioni il Manchester United. Allora raga, facciamo così. Potremmo fare questa cosa. Allora, innanzitutto accettiamo l'offerta del Manchester United e poi immediatamente andiamo da Tobibo. E deleghiamo per l'acquisto. Ok raga, ci stiamo dedicando al mercato. Ok raga, nel Barça allora gli pagano lo stipendio 65.000 e il netto stipendio a partire da 65 di non salire superiore agli 80k. Direi che secondo me è perfetto. Raga, mi dovete consigliare altri giocatori, il mercato ve lo voglio affidare a voi, eh. Ok, ho raggiunto un accordo, stipendio 65.000, perfetto. Andiamo a confermare, accetto l'offerta. Ok, ora raga, attenzione, 375 milioni, no raga, non riusciamo ancora a comprarlo. No raga, ci servono più soldi raga, ci servono più soldi. Vediamo un attimo se abbiamo ricevuto delle offerte. Ancora nada raga, niente offerte interessanti. Io direi adesso che possiamo avanzare direttamente alla Lazio e vediamo un po' come andrà a finire contro la Lazio raga. Che Dio ce la mandi buona. Si comincia con raga, comunque questa è la mia prima carriera, non ditemene tante conto se sto facendo delle giocate brutte, perché è la prima carriera che faccio Hernandez in tutta la mia vita. Quindi Azzopardi, mi dovete dare voi consigli in chat. Bennassè, Calabria, Milan che avanza. Samu Castillejo. Poi Castillejo subito dunque. 1-0. Hanno sorpreso la difesa avversaria attaccando fin dai primi minuti. Pazzesco. Buono. L'ha lasciato andare via senza. Buono raga, morbido direi. Hanno perso pasta. Naia. A spazio per no, andare. Chiudetelo. La mette dentro e adesso è tutto in parità. Ciro Immobile 1-1. Siamo mannaia, di nuovo in parità. Raga. Grazie al Stefano, sei d'accordo con chi pensa a una gara equilibrata oggi per il Milan? Sì, Pier, sulla carta affrontano un avversario ostico. Ne sapremo di più tra pochissimo. Occhio chiudiamo al per il possibile vantaggio. Porca di quella vacca di poco, raga. In pressing. Okay. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. La tocca per Ansu Fati. Vai Ansu Fati, la magia. Dai, Ansu Fati. Chiudete. Riceve Milinkovic Savic. Chiudete. Fine primo tempo, raga, dai. Dai, scendi in campo. No. Ok, riprendi. Raga, poi in caso se all'ottantesimo non ha successo nulla, scende in campo. Vediamo cosa cambierà. Chiudete. Si riprova. Chiudete. La gioca buono. Cambi, raga, cambi. Va, raga, già fatto il 70esimo. Ok, Ansu Fati, mettiamo dentro Rebic. Dai, abbiamo già fatto giocare. Mettiamo Musacchio a posto di Todibo, ok. Ci siamo, raga, ci siamo. Lucas Leiva. Cambi. Sale Lulic. Ovviamente ogni errore può essere decisivo. Facciala. Si fa vedere Ibra. Porca vacca, Rebic! Guardi, finisce qui. Finita. Dunque, 1-1. Di parità. Va bene, ragazzuoli, mannaia. Permette loro di lavorare con più calma. Dai. Alla preparazione dei prossimi impegni. Dai, va bene. Poteva andare peggio, raga, Presidente, eccoci tornati. Mister, buonasera. Ho potuto vedere un po' la partita in mezzo ai miei impegni. Devo dire che è un po' traballante. Come mai, mister? Guardi, non mi aspettavo una preparazione, diciamo così, a rilento della mia rosa. Mi aspettavo più gioco veloce. Non è stato così ad inizio tempo. E purtroppo
è successo quel che è successo, però non siamo partiti con zero punti, signor presidente. Un punto mi raccomando, mi raccomando. Ma un punto l'abbiamo portato a casa. Per i colpi di mercato che lei ha portato a casa. Non grazie. Ho puntato sui giovani, mister. Li farò crescere come dei gioiellini. Ti ricordi che punto su di lei? Sono stato il primo in tutta la società a volerlo. Va benissimo. Non mi deluda, non mi deluda. No, non la deluderò. Perfetto, guardi, io la devo lasciare di nuovo. Mi raccomando, perché venerdì prossimo alle 17 vedremo la prossima partita come andrà, Mi raccomando. Va bene. Mister. Perfetto, perfetto. Alla prossima, signor presidente. Buona serata. Buona serata.